Siamo qui con il pubblicista, il giornalista pubblicista Marco Gasparini, che, il quale ha tenuto una conferenza sulla società, sul burattino di noi, l'uso consapevole dei media. È stato un incontro alla cui presenza hanno partecipato circa una quindicina di persone interessate appunto agli argomenti della nuova tecnologia, del web, della posta elettronica, internet, eccetera. E Marco ha precisato alcuni punti abbastanza salienti circa appunto l'utilizzo di questi metodi, diciamo, informatici ed elettronici nei confronti dei figli, perché oggi abbiamo un rischio molto molto grosso, molto molto alto, per educare i figli all'uso di questi mostri della tecnica. Per cui, ecco, io chiederei a Marco cosa ne pensa, quali sono le opportunità per i genitori per cercare di limitare i danni, tra virgolette, ai nostri figli. Marco, cosa ne pensi? Ma il mondo dei media ormai ci permea nel quotidiano, in tutte le cose che facciamo, infatti siamo sempre lì online, su tutto, quindi anche se non lo vogliamo, diciamo, è un mondo che ci appartiene. È un mondo che però, come dicevi giustamente, è pieno anche di rischi, di difficoltà, di pericoli, soprattutto per i ragazzi, per i bambini, che non hanno quegli strumenti di decodifica dei linguaggi che questi mezzi multimediali utilizzano. Ecco, questo incontro abbiamo cercato così di affrontare alcuni aspetti, andando a decodificare questi linguaggi. Ad esempio, abbiamo guardato alcuni video e appreso che nelle tecniche di montaggio audio video, ad esempio, le inquadrature hanno un significato. Inquadrare una persona dal basso verso l'alto è diverso che farlo dall'alto verso il basso. Ecco, tutte queste accorgimenti, esatto, ci portano a dire che se noi siamo consapevoli dei linguaggi utilizzati, possiamo anche difenderci da quello che a volte sono messaggi pericolosi o devianti, soprattutto rivolti ai ragazzi e ai giovani. In questo però devo dire anche che non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo affrontarlo con consapevolezza e magari studiando un pochettino quelli che sono i media, questi nostri compagni di viaggio.